Eccomi qui per l'ultima lettura che ho fatto, ovvero Hitler, cioè quando Hitler rubò il coniglio rosa di Judith Kerr. Questa è un'edizione Burragazzi al costo di 9,90 euro. È un libro che mi ha stupita perché leggendo la parola Hitler io mi aspettavo l'ennesima storia sull'olocausto, quindi cambi di concentramento, raschiamento, il genere umano che viene distrutto, viene spazzato via ingiustamente. Non è così. Allora, questo è un libro che racconta come una dittatura cambia la vita di tutti, soprattutto dei bambini. Questa non è una storia che parla di olocausto, ma di fuga, di cambiamento, di adattamenti, di rinunce e di speranza. E i bambini hanno sicuramente molta più forza degli adulti. La storia in sé è una storia quasi scontata, diciamo, nel senso che quando capisci che appunto la storia di questa famiglia che si vuole mettere in salvo da Hitler, e quindi da una fine atroce, e questo padre giornalista decide di trasferire la famiglia prima in Svizzera, da lì non trovando lavoro in Francia, dove la moglie ha dei parenti e quindi pensa di riuscire a trovare una nuova felicità, una nuova serenità e di ricominciare tutto ancora una volta da capo. I bambini imparano la lingua francese con fatica, ottengono piccoli successi, fanno le amicizie. Da lì però il lavoro del padre, essendo appunto ancora giornalista, non viene remunerato come si deve, la famiglia è costretta a scappare di nuovo, scappare tra virgolette, perché decide comunque di trasferirsi e si decide di trasferirsi in Inghilterra. Il finale è un finale aperto, che all'inizio mi ha infastidito, però poi ho letto quello che c'è scritto alla fine, ovvero Ladri di infanzie, queste sono poche paginette, scritte da Antonio Faetti nel 95, e devo dire che il suo scritto mi ha aperto gli occhi. In questa storia si parla ovviamente dell'esperienza di questa famiglia che affrontano l'olocausto da fuori, quindi non nei campi di concentramento, ma nella fuga. Diventano profughi che cercano di salvarsi e di ricominciare da capo. È una storia che sembra una storia passata, ma che è attualissima, perché i profughi non sono solo gli ebrei, ma sono anche quelli che coloro, al giorno d'oggi, devono purtroppo fuggire da guerre, violenze, fame, da qualsiasi cosa. Ma anche in Italia, gente che purtroppo è costretta a cambiare città perché hanno alle spalle una famiglia violenta, un marito violento. Da qualsiasi cosa, la dittatura non è solo fatta da Hitler o dai grandi dittatori della storia, ma è fatta anche da tutte le persone che non rispettano l'altro e che si impongono con la violenza, con il loro pensiero, con delle costrizioni fisiche e mentali. Quindi è un libro che secondo me va letto, va assaporato come storia, va vissuto nel racconto, ma soprattutto va interiorizzato e va attualizzato anche ai giorni nostri, va raccontato. Quindi io spero che questo sia un libro che rientrerà poi nelle letture da fare a scuola, perché la storia è anche questo, non sono solo i fatti storici, sono anche quello che i fatti storici portano al genere umano e alle persone che vivono la storia, che la fanno e che non sono solo appunto i grandi, ma sono le persone comuni che purtroppo pagano le conseguenze dei grandi. Io ho amato questo libro e te lo straconsiglio. Lo trovi sotto linkato, dimmi se l'hai letto, dimmi cosa ne hai pensato e spero che sia una lettura che ti possa piacere, ti possa interessare e buona lettura. Ciao, al prossimo video.